Buonasera, è stata una giornata complicata, è arrivato il via libera al mix di vaccini, c'è un altro scontro ancora una volta tra gli enti centrali, sia politici che sanitari e i governatori regionali. Sapete che alcuni di loro non si volevano adeguare a queste indicazioni che arrivavano da Roma. Tutto questo mentre la variante Delta spaventa l'Inghilterra e di conseguenza spaventa un po' tutta l'Europa, ci si domanda se tutto questo potrà avere influenze sia sulla nostra estate, diciamo, di riassaporata libertà, sia anche sulla crescita, la ripresa economica di cui si è parlato tanto in queste ultime settimane. Tutto questo mentre cominciano ad arrivare titoli, li vedremo tra poco, che appunto si interrogano sull'agenda economica del governo in vista del prossimo autunno. Allora, subito un paio di titoli per capire di cosa parliamo. Questo in effetti è ancora indietro rispetto a questo numero. Il bacino di Puglia e Basilicata è il beverone di Figliuolo che va giù, le regioni ingoiano i richiami con il mix dei vaccini al posto di AstraZeneca per gli under 60, il generale ha fretta di arrivare all'immunità di gregge entro fine settembre, ma i dubbi sull'eterologano restano. Bucci, che è intervenuto proprio qui a Rai News 24 e ci cita in prima pagina del mattino, mancano i dati, si corre un rischio ignoto, dopo la 18enne ligure in siero fa un'altra vittima a Bari, un 54enne ricoverato d'urgenza per la somministrazione di Johnson & Johnson. Fermiamoci qui intanto saluto i nostri ospiti, do il benvenuto a Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica, Claudio Brachino, giornalista, e Veronica De Romanis, economista dell'Università LUISS. Buonasera a tutti e tre i nostri ospiti. Buonasera. Professor Pasquino, parto da lei. Buonasera. Ieri abbiamo discusso molto nell'appuntamento di Già Domani di 24 ore fa proprio su questa difficoltà di trovare una chiarezza, no, nel messaggio che ci veniva dato. Prima parla l'AIFA, poi il governatore De Luca e anche altri governatori, bisogna dire la verità, si dichiarano perplessi. Oggi una lettera di nuovo del Ministero della Salute. Diventa veramente difficile in un momento in cui serve certezza e tranquillità per le azioni di tutti i cittadini, trovarle con tutta questa serie di confusioni e di dichiarazioni opposte. Che cosa ne pensa lei? Credo che la voce che dovrebbe prevalere su tutte è quella del Ministro della Sanità, cioè Speranza, però il messaggio complessivo è che siamo di fronte a una situazione molto complicata, che è in continua evoluzione, perché questo virus sembra avere anche la grande capacità di produrre una serie di varianti più o meno, meglio, spesso più pericolose. E quindi c'è anche, la scienza è destinata in qualche modo a sperimentare e quindi a sperimentare anche un mix di vaccini. Cioè, tutto questo non mi sorprende, naturalmente rimane un elemento di preoccupazione, però credo che il messaggio che dovremmo mandare semplicemente bisogna fare molta attenzione. Quando la parola effetto collaterale o dato statistico sui rischi si incarna in una storia, no? In un nome, un cognome, in un'immagine, come è successo con una ragazza di 18 anni, e poi inevitabilmente anche sul piano etico la comunicazione cambia. Io però ritorno un po' a quello che diceva Pasquino giustamente, cioè alla fine io credo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata più brillante linguisticamente che sul piano pratico per quanto riguarda la battaglia alla pandemia, cioè l'infodemia è davvero la grande malattia di questa situazione, no? E cioè una confusione che parte innanzitutto dalla comunità scientifica e questo è molto grave perché la comunità scientifica si deve sforzare di dare anche all'opinione pubblica dei messaggi chiari. Poi c'è un pochino della nostra responsabilità, però questa volta non farei una critica alla solita questione comunicativa. Noi non siamo degli esperti tecnici di vaccini, cerchiamo di fare una comunicazione dando più possibile le voci più autorevoli. Invece poi nella parte terminale, cioè nella decisione politica, le norme devono essere chiare, qui ci sono delle responsabilità. Allora io rovescio un po' la malizia di Belpietro, no? Più che i soldi di AstraZeneca, di Pfizer, io credo che siano comprate tantissime dosi, soprattutto in Europa, soprattutto nel Regno Unito, ma anche nel resto d'Europa, di AstraZeneca perché costava di meno. È un vaccino che secondo me spaventa il mondo scientifico perché non si capiscono bene gli effetti, è stato detto tutto, è il contrario di tutto. Poi sono stati fatti gli open day in alcune regioni a norma, nessuno l'ha fatto, diciamo, in maniera dolosa, è successo quello che è successo e ora in fretta, come dici tu emotivamente, si ricorre al discorso del mix eterologo, questo sarebbe, no? Per non fare più, secondo me, nel tempo del tutto AstraZeneca, perché evidentemente i vaccini e il vettore virale, anche Johnson & Johnson, probabilmente sono stati fatti così in fretta
non c'è la possibilità di vedere effettivamente i vari rischi. Però torniamo al punto. L'autoritas di chi fa le norme, il Ministero, insieme al Comitato Tecnico Scientifico, che deve dire a livello centrale, le regioni si devono adeguare, perché lì c'è gioco la vita e la morte delle persone, che cosa si deve fare? Pronti a cambiare se effettivamente arrivano delle informazioni diverse.